Noi crediamo sia abbastanza particolare, una persona un po' fuori dal comune. Diciamo subito che è un detenuto, è stato condannato a 45 anni, ne deve scontare ancora 20 e non è pentito. Si tratta di Horst Fantazzini, quello che negli anni 60 era diventato famoso come ladro gentiluomo. Viviana Di Russo. Mi sento in credito di una vita che mi hanno rubato, tenendomi qui dentro per tutti questi anni, senza che io abbia fatto delle cose. Pochi riconosceranno il suo volto, ma molti ricorderanno la sua storia. È Horst Fantazzini, il ladro gentile, protagonista di clamorose rapine solitarie che alla fine degli anni 60 allarmarono in Italia ogni banca. Nessun omicidio e sempre lo stesso stile. In mano solo pistole giocattolo. Io ho solo e unicamente rapinato banche fuori dal carcere con pistole giocattolo, che era una scelta precisa affinché non succedesse che, anche non volendo, per concitazione o altri motivi, potessi sparare e fare male qualcheduno. Era una rapina, diciamo, soft, così, senza grido, senza urla, senza violenza. A volte, non so, facevo la rapina al cassiere e il direttore della banca neppure se ne accorgeva, tanto l'atmosfera restava così normale. E la differenza è questa, insomma, che non c'era violenza reale. È più criminale fondare una banca o rapinarla, questa è una frase di Brecht, che io in realtà da ragazzo lessi e ne rimasi molto colpito. E diciamo che può dare anche un alibi morale alla persona, a me stesso. Una giustificazione morale mai condivisa da suo padre, Libero Fantazzini, un combattivo anarchico di Bologna espatriato in Germania, una figura sempre presente come una gravosa coscienza. Io non ti condanno perché hai fatto rapina. Se tu facevi la rapina, poi andavi in piazza, bruciavi i soldi e protesto contro il capitale, contro questo, e ti battevo le mani. Però dal momento che tu questi soldi li usi per te, in questo momento non hai giustificazioni né morali né politiche. Questo era mio padre. E tu adesso sei d'accordo con lui? Sì, sono d'accordo. Su Fantazzini pesa oggi una condanna a 45 anni e 20 ancora da scontare. Dal 1993 il rapinatore gentile è rinchiuso nel carcere d'Alessandria, dove per la prima volta le telecamere l'hanno potuto incontrare nella sua cella. La sua odissea carceraria tra condanne ed evasioni è tornata d'attualità con il riuscito film di Enzo Monteleone, Ormai è fatta. Era il luglio del 73 e mentre l'Italia andava in ferie, Fantazzini compiva il primo drammatico tentativo di evasione, ferendo due guardie carcerarie. Una forma di ribellione estrema, nel senso che tu ti trovi con oltre 20 anni di carcere senza praticamente aver fatto null'altro che, non dico che non siano cose gravi, però ho rapinato qualche banca con una pistola giocattolo, voglio dirti, no? Senza aver mai fatto nessuna altra violenza. E ti trovi con 22 anni di carcere da fare. E non ci stai, allora prendi una decisione di rivelarti in questo modo come ho fatto io. C'è della gente che chiamano i pentiti, che si ravvedono subito, si pentono. Hanno ammazzato, non so, decine di persone, soldi, bambini nell'acido e dopo qualche mese sono fuori. Questo è il ravvedimento che si può essere giustizia. Tu ti inginocchi, fingi di pentirti e non fai 30 anni di carcere. Mentre io ritengo che il ravvedimento è un fatto assolutamente personale, che non riguarda queste discussioni, riguarda le persone che mi hanno voluto bene, che mi vogliono ancora bene, riguarda mia moglie, riguarda la mia ragazza, riguarda mio figlio, riguarda, purtroppo, avrebbe riguardato mio padre. Guarda. Nelle lunghe giornate trascorse in carcere, davanti al computer, i suoi pensieri passano da Anna, la sua ex moglie, ai loro figli, Loris e Luigino, al nipotino Jacopo, fino alla sua compagna da 5 anni, Pralina. Sono passati tanti anni, sono passati tanti anni. Loris adesso non è più un bambino, ha 40 anni, io ne ho 60. Ora c'è il nipotino, Jacopo, ecco. Magari il mio futuro è... Non ho tirato su Loris, non ho vissuto l'infanzia di Loris, la vivo quella di Jacopo, che è un piccolo Loris, no? La cambio io. E i ricordi si confondono con il pentimento, la nostalgia, la speranza di un futuro. Ma solo il fatto che parliamo vuol dire che se
si rimette davanti ai riflettori una situazione che potrebbe modificarsi in modo, non voglio dire benevolo per me, ma ridefinire, capire che 30 anni sono abbastanza per le cose che io ho commesso e quindi darmi la libertà senza nessuna condizione, senza nessun pentimento, senza nessuna umiliazione. E dimmi che non vuoi morire. Sapete che